כבוד השר צדיקים, ברוך השם, אביה מוננובה פרשה, מוננובה סטימאנה, סטסרה, סי אמור ראש חודש אלול, פאורה הפרופיו. ובמנטה, כבוד השר נונציאר ואל טמפיו, השבת, סמפרל שבת, פרימה ראש חודש, סי אנונציאר, שבעזרת השם קווסטה סי מתאימה נסרה קאפו מאיזה? Quando si annunziava mese di Elul, la gente iniziava a tremare. Perché? O che Roshode Shelul, a Kadosh Bauchu, manda la invitazione a ognuno di noi. Sapete? Che 30 giorni da oggi, Bezrat Hashem, sarà il giorno dove io giudicherò tutto il mondo tutti saranno giudicati tutto che succederà sia materialmente sia spiritualmente tutto tutto viene giudicato a Rosh Hashanah e non per niente sempre Rosh Chodesh Elun cade in la parasha di Shoftim dice la Torah Shofetim veshoterim la Torah dice che abbiamo un obbligo nominare giudice su tutte le nostre porte. Molto interessante. Dei giudici sopra le nostre porte, anche dice la Torah titen ten le ha. vuol dire singolare. Vuol dire nominare giudici singolare scrivere shoftim beshot rim titnula nominare giudici su di voi, invece scrive su di voi, scrive la parasha su di te e questo dobbiamo capire che voglio dire nominare giudici su di te, su tutte le porte, dicono le mainstream che ogni ebreo ha sette porte. Sette porte dove lui comunica con il mondo fuori. Uno dice: Le maestri le due oroi, orecchi. Uno deve essere un giudice sull'orecchio, si deve sapere che si può sentire, che non si può sentire. Deve sapere che la maggioranza dei problemi succedono. O che gente sentano quello che non devono sentire. I VMET, vediamo bene, le orecchie sono fatte in un modo che uno può chiudere l'orecchio. Perché fu fatto questo cosa qui? Sì? Se tu chiedi al dottore, non lo so quale sarà la spiegazione, però le maestre dicono che così puoi chiudere anche, mettere così, chiudere l'orecchio. O che, come, c'è una mitzvah, sentire parole di Torah uno mi a non contaminare l'orecchio con cose che non sono positive. Seconda cosa, dicono le maestri, le occhi, quanto uno deve essere attento sulle occhi. Abbiamo detto che le occhi sono il specchio dell'anima, abbiamo già spiegato, uno pensa che va bene, io guardo che succede. Il maestri, tu non hai capito le occhi. Sono come la fotocamera anziana, questo con il film, non quella del digitale che tu puoi cancellare in un attimo. Quello con il film che, quando tu fai una foto, viene imprimato sul film, sul Kodak. Dicano le maestri, così esattamente è l'anima: ogni cosa che tu vedi sulle occhi, venga imprimata sull'anima. E questo è un cosa che uno deve essere molto molto attento che guardare dicono le maestri le occhi vedano dopo il cuore desidero e dopo uno fa lo che non deve fare dopo dicono le maestri il naso non deve essere attento che può sentire che non può sentire Parentesi, sapete che la risa dice che sentire un odore cattivo non va bene per l'anima, uno deve sentire cosa buona. E l'ultima cosa, la cosa più importante: forse di tutto è la bocca, i bemet. Scusa, è andata e la ultima porta, la porta più importante di tutto. Dicono le maestri: la bocca. Quanto uno deve essere attento. Dice Slomo a -me le col Ha Mal. Adam le più e l'uomo fu nato per essere attento sulla bocca. Questo è l'obiettivo, di Slomo Amel. Questo è il lavoro vero con la mala Adam le più. Lo che entra e lo che esce. Sette porte, sempre sette, sette giorni. Sette è un numero molto importante. Dile mai: se tu vuoi essere sabato, che il sette è santificato, devi mettere giudici su tutte le tue porte. Però. E qui una cosa importante. Dice Rabbi Eliezer ci esce e di le mala. Ci e dilemata. Che voglio dire, dicano le maestre? Se tu vuoi che Hashem non ti giudica, c'è cioè una frase dice così: sentite questo. quando c'è giudizio, non c'è giudizio. Quando non c'è giudizio, ah, là ci sta la giudizio. come può essere. Sembra il contrario. Dicono le maestri molto semplice. Quando c'è giudizio, quando si giudica in questo mondo, là non c'è giudizio. Nel mondo sopra cada qualcuno non deve giudicare. Però quando qui non c'è giudizio, ognuno fa quello che lui pare. Ognuno fa lo che lui vuole, dice Hashem, ah, adesso io devo giudicare. Dicono le maestri che tutto il lavoro del mese di luna è questo, giudicare noi stessi. Perché se Hashem vede che noi giudichiamo noi stessi, cerchiamo di rimprovare noi stessi, cerchiamo di migliorare noi stessi, cerchiamo di capire i nostri difetti, dice Hashem, basta. Io a Rosh Hashanah non devo giudicare, lui già ha fatto il lavoro. Come un padre, no? Un padre che vede che il suo figlio fa attento per fare la cosa meglio, vede che il suo figlio sforza e il suo figlio fa tutto, però va bene. Si riesce o non riesce a un'altra storia, però vediamo che lui fa un sforzo. E il padre dice: Va bene, lascia, lascia, lui sta facendo il suo, il besata scema arriverà. Però se sì, il padre vede che il figlio fa quello che lui vuole, senza pensare qual è la cosa giusta o qual non è la cosa giusta. Senza limiti, senza freni, dice il Padre: devo intervenire. Ma questa cosa può essere pericolosa? Stessa cosa, dicono le maestre: questo è il mezzo di Elul. Noi diciamo al creatore: il creatore, per favore, non intervenire nel giudizio. Perché chi ha la forza di avere il giudizio del creatore? E per questo, ognuno di noi deve fare questo. Questo è il, è il lavoro di Elul. Cercare dentro di de noi stessi, capire qual è il problema, qual è la cosa che possiamo migliorare, qual è la cosa che dobbiamo cambiare. Però voglio parlare di un'altra cosa, che è collegato Dice la Torah che i palemi chadavar la mispat, si tu hai un problema e non sai che fare, un discuto sì. Su qualcosa, ben dam le dam. Sì, c'è sangue. Tu non sai se questo sangue è puro o non è puro. Ben din le din. C'è un giudizio, tu non sai quale è giusto quale non è giusto. Vai al giudice che Hashem ha nominato su di te. Dicano le maestri. Che voglio dire? Vai al giudice. io non solo al giudice la sciofetta scerie by sul giudice che ci sarà in questi giorni che vuol dire sul giudice che ci sarà in questi giorni la parte devi dire vai al giudice perché al giudice che ci sarà in questo giorno dico le maestri tante volte noi pensiamo che oggi le giudici di oggi le leader di oggi le rabbini di oggi non valgano niente Uh, ah, cento anni fa, duecento anni fa, ah, la gente era una gente bene. E il giudice era un giudice onesto. E il rabbino era un rabbino vero. Dicono le maestre, asceri e baia Ogni generazione ha le sue saggi. Dice maestri, questa adesso ti fa pensare, ah, oggi il giudice non capisce niente. Io sono più saggio del Oggi il leader, eh, non capisci niente. Sì, cento anni fa, mille anni fa erano leader, io capisco meglio. Oggi il rabbino che sa, il maestro che sa, il mio padre che sa, eh, io sono più saggio da loro. Dicano le maestri, a scerie bei Maem, non parlare così. Vai al giudice dei del tuoi giorni, del padre dei tuoi giorni, il rabbino è il maestro dei tuoi giorni. Dicono le maestri, la parola è in ebraico, che vuol dire saggezza. Se noi la dividiamo in due, fa la parola koach, la forza, la forza, ma. Che vuol dire ma? C'è scritto che uno che è umile, Moshe Rabbeinu ha detto, bah, anachnu, ma. e noi chi siamo? Siamo niente. C'era bene, era il più umile di tutto. E noi chi siamo? Valachnum, ma. Il sai che vuol dire saggezza? Formai in ebraico Koach, la forza di ma. Quando uno capisce che non sa, quando uno dice chi siamo noi, ma. E il Koach, la forza nostra, è niente. Dio, le maestri, questo è saggezza. Quando tu giudici l'altro e tu dici, vedi, questo giudice non vale, questo maestro no, eh, questo mio padre, lui non sa, non è moderno. Dire maestri non hai capito niente. La saggezza vera è questa, è sapere che noi non siamo niente. Dicono le maestri, che quando uno studia Torah, quando lui può davvero capire che lui ha capito qualcosa? Quando tu studi Torah e tu dici, wow, adesso ho capito, adesso tutto è chiaro. E mai se non hai capito niente? Quando capisci che non hai capito, forse là hai iniziato a capire. E questo di Geshlomo Amelech, Archimabrochokami Meli, io voglio essere saggio, però è lontano da me. E chi era Shlomo Amelech? Shlomo Amelech era l'uomo più saggio. Si racconta che Shlomo Amelech, che era orfano, suo, madre, suo padre era morto, è diventato re molto, 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 molto presto, era molto giovane. Gesù è venuto a lui e ha detto, dimmi, che ti posso dare, che ti posso offrire? Povera, cioè, sei da solo, dimmi qualsiasi cosa che ti do. Immaginiamo che cosa possiamo chiedere. sì מה דומני השם וייני אבוי, שכן וולט תעוור. אה? הוא מודיע, יבוא לו, אללה לא תריאלה, לה ריקצה. הוא מודיע שאה, יבוא על הסלוטה. הוא מודיע שאה, יבוא לו כלמי אפילי, כוזי כזה. שלמה המלך הקסטוס עולו מהכזה. אתו הקדוש ברוך הוא דמלה צדיקים. La salute è importante, perché se uno non ha la salute non può vivere, e se uno non può vivere eh, non può fare niente. Lo dice Shlomo Amede, anche la vita più lunga senza la saggezza, senza di capire qual è la cosa giusta di fare, non ha valore. Se cosa ha soldi? Uno può essere il più ricco del mondo, però non capisce come comportarsi, non capisce che fare. Dice Shlomo dammi la saggezza. Ha detto a Kadosh Baruch, oh, tu hai chiesto la saggezza, ti darò la saggezza e ti darò tutto. E per questo, noi ogni giorno facciamo tre giorni a volte la midah La prima richiesta, no? perché la Amida ha fatto 18 benedizioni, 19 dopo che fu stabilito la minima e la Malsinim. Le prime tre prendiamo della grandezza di Yashinim. Però la quarta benedizione, la prima benedizione, dove iniziamo a chiedere, qual è la prima richiesta che noi facciamo. C'è saluto Refaenu, c'è Parnasa Barichenu, c'è tante cose, però la prima cosa che chiediamo a Tachonella Damdat, Hashem, daci saggezza, daci sacezza, sapere qual è la cosa giusta da fare. E questo tzadikim è il la, la lavoro nostro, è studiare, imparare. Adesso prima di Rosh Hashanah, ognuno di noi deve cercare, aprire libri, aprire lezioni. Ci sta così tanta saggezza per imparare. Però sa di chi me la risa, dice una cosa più profonda. Chi parla, mi ch'ha da la Quando ci sono cose che succedono nella vita che tu non puoi capire, quando succede cose nella vita che tu non puoi spiegare, per esempio, mi dona la conta che quando Kadosh Bauru ha fatto la distruzione di Rushalayn, sono venuti gli angeli. Iniziato a piangere, a fronte del creatore, ha detto scusa, come può essere? Tu hai scritto in la Torah, 8, ben lo ti scritto, c'è una laha. Noi ebrei mangiamo carne, non siamo vegetariani, però comunque c'è una laha che non si può uccidere, non si può sciatare la madre e il figlio nello stesso giorno. Non può dire che mi importa adesso, io mangio, che importa adesso sì uccidere la madre e il figlio nel stesso giorno anche se sono a parte anche se la madre non vede la morte del figlio e viceversa non si può nello stesso giorno io ho messo questa crudeltà e crudeltà uccidere la madre e il figlio nello stesso giorno vengano le angeli al creatore, dicono, creatore così tanti ebrei sono morti adesso nella distruzione così tanti vengono uccisi madre genitori e figli nel stesso giorno come può essere e tu hai scritto nella Torah che non si può, non solo questo: c'è una laha che quando uno sciarta un polo per mangiarlo, il sangue che esce deve essere coprito con la terra. Tra parentesi, qui impariamo un'altra volta, abbiamo parlato di questo qualche settimana fa. La misericordia è vero, il polo viene mangiato, però comunque un po' di misericordia deve coprire la sua sangue con la sabbia, dicono le maestre. Il polo che viene sciartato deve essere coprito il suo sangue con la povera con la terra, dicono gli angeli al Creatore, come mai? Così tanti ebrei vengono sciartati e il loro sangue manca viene coprito. E gli angeli iniziano a piangere, dicono, creatore, noi non capiamo. Come può essere? Un'altra cosa, c'è scritto Shalehti, Shaleh, che ta embeta balim se uno vuole prendere uova per mangiare, deve mandare via l'uccello e solo dopo prendere le uova, perché il maestro non è carino. Tu prendi le uova, prende della madre, manda via la madre, dopo prende le uova per mangiare. Sono venute le angeli, i creatore come mai tu prendi le uova e prende le bambini insieme con la madre? E qui dice la risa, che palemi palemim la mishpat, quando succede una cosa nella vita che tu non puoi capire, se succede qualcosa nella vita che tu non puoi spiegare, bendan le dam, non capisci perché questo sangue viene ucciso, questo sangue no, dim, perché questo così e questo così, benega le nega, dice la risal, di rivot besharecha. Lo sai perché succede? Ok, di vere rivot besharecha o che c'è litico dentro il popolo, non c'è pace. Dice il creatore, hai ragione, non si può uccidere la madre con il figlio nel stesso giorno, si deve coprire il sangue del popolo. si deve mandare via la madre prima di prendere le uova. È vero, il bambino piccolo non ha fatto niente, però se tu non capisci perché succede, io ti dico perché, perché non c'è pace. Quando non c'è pace nel popolo, quando si nitica dentro il popolo, dice Hashem, ah, tutte le cose che non si possono spiegare ne succede perché dicono le maestri lo mazzati cli a bracha la shalom non c'è un recipiente per ricevere la benedizione fuori del shalom quando c'è pace nel popolo ebraico abbiamo parlato della mida tre giorni a tre volte a giorno facciamo la tefila la ultima benedizione, abbiamo chiesto la saggezza, la guarigione, la parnassa, tutto quanto. La ultima benedizione, che benedisce il suo popolo con il pace. E perché questo è la ultima benedizione, o se shalom alenu, o se shalom bimromar, quello che fa pace tra gli angeli, o yassim shalom alenu. Farà pace su di noi perché terminiamo con la pace molto semplice. Ok, Shem ti può dare ricchezza, ti può dare saggezza, ti può dare tutto. Il recipiente di tutto questo è la pace, è la shalom, e vedere che tutto, tutto sarà bene. Quanto questa cosa è importante. Quanto questa cosa importante, la pace. Però voglio approfondire ancora di più, ancora di più. La pace. C'era una discussione, grande discussione tra grandi rabbini nell'epoca del Gaon Mivinna. Gaon Mivinna era un grande genio. Non possiamo capire chi era il Gaon Mivinna. E loro hanno scritto una lettera, e con questa lettera vogliono, volevano andare contro sì, contro questi altri gruppi. Non voglio nominare tutti i nomi. Sono venuto al rabbino del Veloci, hanno detto: Rab Rabbino di Veloci, firma la lettera contro questo gruppo. Il grande rabbino El Gaon, mi ha firmato. Quindi, tu, che sei alunno suo, tu devi firmare. Il Rav di ne ha detto, io non firmo una lettera contro nessun ebreo. E lui ha detto, perché? Questi gruppo non fanno giusto, questi gruppo Se si entrava nella storia, perché non voglio parlare della sonora, Fanno cosa che non va bene? E qui dice il Rav, il Rav di Valogen una cosa incredibile. Se noi andiamo all'inizio della storia, Abramo vino. Quando il creatore chiede di Abramo, vino per favore. Era una prova di feducia. Prende il tuo figlio e shaktalo, e la chiedato. E lo ha chiedato. A Kadosh Bauhu Elohim, c'è sito Elohim, e Elohim è un uomo di giudizio, il creatore del giudizio, viene ad Avram. Vino e dice: E Lech vai sacrificare questo figlio tuo. E noi sappiamo che vino era pronto di sacrificarlo, e un attimo prima di sacrificarlo è venuto un angelo. E ha detto all'angelo Avram, Avram, per favore, non chartare il tuo figlio, non ucciderlo, salvalo. Chiedere a Rabbi Valori non ho capito. Per andare a uccidere il suo figlio, il creatore è venuto lui stesso, non ha mandato nessun angelo. E per salvarlo basta mandare un angelo? Non è più giusto che il creatore che ha chiesto a uccidere debba essere lo stesso creatore che lo dice salvare? Che senso ha? Eh? Dicano le, maestri, dicano le maestri una cosa molto molto profonda. Per uccidere un ebreo, per andare contro un ebreo, c'è bisogno che il creatore stesso ti dice che tu lo devi fare. Però per salvare un ebreo, basta che viene un angelo, basta che viene qualche voce e ti dice: anche se il Creatore ti ha detto salva, salva. Dire mai questa è la forza. Incredibile. Uccidere un ebreo, andare contro l'ebreo, solo se il Creatore stesso lo dice. Salvarlo, per qualsiasi motivo va bene. Ha detto la Rabbi Valogi, anche che il mio rabbino, il Gaon Vivin, è un angelo, Malach, un angelo, chi è più grande del Gaon Vivin? Non possiamo immaginare che grandezza. Dice, anche se viene un angelo e mi dice scrivere qualcosa contro un ebreo, non posso. C'è bisogno solo al Creatore, solo se il Creatore stesso mi dice posso fare. Sadikim ogni mattina, prima di pregare, dice la Reizal, uno deve dire Areni, Mekhumuyam, le Kabel, Allah mitzvata se le reachamoha. Io faccio mitzvata se di amare ogni ebreo con tutta la mia anima. Dicono le maestri, questo è l'obbligo, questo è il lavoro. E l'ul anile nile dive do Io al mio amante, io l'amante a me. Io al mio zio e il zio a me. Questo, dicono le maestri, è il primo, l'inizio del lavoro prima Rosh Hashanah. Questa unione. I bemet. Possiamo approfondire ancora di più. Una delle mitzvot più strane che abbiamo ‫אסון נוסקיתו ללמודו ‫כי לא נציפוס פיגעי הרבייניה, ‫אין לה פרשה נוסטרה. ‫כן דה הקדוש ברוך הוא כאילו פופולו הבראיקו. ‫למצווה דה נומינארי ונראה. ‫דה של רמב״ם, ‫אינו דה למצוות כאילו פופולו הבראיקו ‫האינו נומינארי ונראה. ‫וירשתה וישבתה ואמרת, ‫עשימה עלי מלך ככל הגויים. ‫כן דה בואי וורתה וראה ונראה, Come tutti gli egoismi, come tutti gli altri po, popoli, sono così Mettete un re su di voi. E la domanda qui è: non ho capito da quanto noi dobbiamo assomigliare agli altri popoli. Che voglio dire? La Troati dice: quando vorrete mettere un re su di voi, come gli altri popoli, venete un re su di voi. E questo è molto molto strano, perché noi sappiamo una cosa molto molto importante. Qual è questa cosa? Che noi sappiamo che essere santo, essere, fare parte del popolo ebraico, che vuol dire Liot Kadosh? Noi sappiamo che è cioè stato uno degli obbligo che doshin più, essere santo, vuol dire essere separati. Non dobbiamo essere come tutti gli altri. Dobbiamo essere separati, muvdalink, dusha, santificazione. Dobbiamo essere unici. Sentite questo. S -s -s siamo creati in questo mondo, però non siamo parte di questo mondo. Questo voglio dire essere ebreo. Sì, siamo qui in questo mondo, però non facciamo parte di questo mondo. Non facciamo parte di questa materialità. Non facciamo parte. Come tutti gli altri si comportano. Perché abbiamo valori, abbiamo il Creatore, abbiamo la Torah, abbiamo la Torah, abbiamo Ere Israele. Dicono le maestri. E qui cosa stranissimo. Se volete mettere un re su di voi, come gli altri popoli, va bene. Mettete un re su di voi. Eh, non si capisce. E va bene mettere un re o non va bene. Il re riceve tre comandamenti. Lo ha bello Susi, un re che vuole comprare tanti cavalli, divietato. Perché divietato? Anzi, noi sappiamo che tutto l'onore dei grandi re, no? Quando la, la regina di Inghilterra arrivava, quanto cavalli andavano al freddo di lei. Sì, quando gente importante arrivano, forse oggi i cavalli sono le macchine. Sì, un uomo importante, quante macchine arrivano insieme con lui, che vuol dire, non avere tanti, ma sì, 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 non avere tanti cavalli. Perché, se vogliamo vedere il contesto textuale per non ritornare a Egitto, che ci guarda cavalli con Egitto. Nell'epoca loro, il posto principale dove si vendeva cavalli, era l'Egitto. Quindi uno che voleva avere tanti cavalli, aveva bisogno di andare in Egitto. Non ritornare a Egitto, però dobbiamo capire. Seconda cosa: Belun Nashim non può avere tante mogli. La verità è che oggi noi ebrei non possiamo sposare più di una moglie. Perché? Eh, una è sufficiente, diciamo, no? Con la verità, perché c'è Hem de Ben Gershon. Gershon. e la Torah stessa non era divietata. Noi vediamo che acover aveva quattro mogli e il re anche nell'epoca che si sposava con tanti mogli nelle le re nell'epoca loro avevano forse 100 mogli 200 mogli dice la Torah lo yerbelo nascini, non può avere tanti mogli e terza cosa non può avere tanti soldi e qui la domanda non ho capito tutte le monarchie erano le gente più ricche nella storia erano le monarchie la monarchia di Francia la monarchia di svizzera ci sono tanti monarchie che erano ricchissimi vuol dire non può avere tanti soldi hanno le maestri amarabiri eser lo shadvari mozimetadamina olam ci sono tre cose che fanno uscire l'uomo di questo mondo Hakina, la gelosia la attava il desiderio HKVOD è il ricerco dietro dell'onore. Sai di chi? Perché è molto semplice. Uno che è geloso mai sarà felice. Non importa quanto lui avrà, lui vorrà avere di più. Perché se lui ha una grande casa, suo amico ha una casa più grande. Se lui ha la più bella macchina, suo amico ha una macchina più bella uno che è geloso mai sarà contento stessa cosa la tava il desiderio uno che desidera sì, mai è contento lui ha uno poi secondo ha fatto secondo poi terza terza quattro mai è contento dell'o che lui ha e il terzo dicono le maestri e il terzo è l'onore. Anche qui ci sta sempre qualcuno più inorevole di te, i be mezza di chi dobbiamo essere attenti, o che se pensiamo bene, la maggioranza di cose che un uomo fa in questo mondo moderno, in questo mondo che tanti volte abbiamo perso, qual è la linea giusta di seguire? È per una di questi tre cose. O la facciamo per gelosia, o la facciamo per godere. O la facciamo per gelosia. Quindi, pensate bene: perché si sveglia alla, alla mattina? Perché si fa il lavoro? Perché vogliamo avere qualcosa con qualcun altro? Perché desideriamo qualcosa? Perché vogliamo godere? Dicono le maestre, anche se tu vuoi essere un re vero, un re vero. Qui il re non si parla del re, sì, anche il re del popolo ebraico, però il re, ognuno di noi, un re su su stesso. Ezeuaghibor, a Moshe, chi è il forte, quello che governa su stesso, che governa sulla sua inclinazione, sulle sue tentazioni. E mai si questi tre rappresentano esattamente questo: il soldi e l'onore. Oggi, chi è contratto, uomo onorevole. Ah, più soldi, più onorevole. La lista di Forbes, quale numero uno? Qual è il numero 50, Sempre ogni anno si vuole vedere chi ha fatto più, chi ha fatto di meno. Quindi l'onore dice che il re non può avere tanto soldi. Secondo, il desiderio, donne, uno dei tipi di desiderio, ci sono tanti tipi di desiderio, per uno è donne, non puoi avere tanto. Il terzo, la gelosia, il cavallo, cavallo, anticamente la macchina di oggi, l'orologio d'oggi telefonino di oggi, la casa di oggi, e per questo tzadikim el re si siede sul trono. Che vuol dire sedere sul trono? Sedere sul trono vuol dire che lui governa. Però in ebraico come si dice trono? Si dice chi sei. E chi sei tzadikim chi sei? La parola è chi del trono, chi ha amele, chi sei amelhud. È l'acronimo di queste tre cose. El haf de chi sei kesef. Soldi. El Samer de Kise, la seconda lettera sus, cavalli. E il terzo, la alef Isha, donne. Tu vuoi essere re? Tu vuoi governare? Deve sedere sulla sedia del re. E Bemet sa di Kim, Debete sapere, che questo è il nostro lavoro: governare tutti questi cose insieme. E Bemet. Per capire se un re è una cosa buona o non buona c'è scritto che nell'epoca del, del profeta Shemuel quando il popolo ebraico finalmente è in nella terra di Israele hanno chiesto al profeta profeta, il grande profeta Shemuel Shemuel viene paragonato con la grandezza insieme con Moshe e Aaron il grande profeta Shemuel vogliamo un re c'è scritto che Shemuel un po' si è arrabbiato io sono profeta non mi sono finito Poniamo un re come tutti gli altri popoli hanno un re. Neanche a Kadosh Baruch sembra un po' si è arrabbiato. Però nel fine a Kadosh Baruch ha detto va bene, va bene. Mettete un re su questo popolo. La domanda è perché. È un re una cosa buona o non è una cosa buona? qui Metquiza di chi dipende. Il re nel popolo ebraico non è un re come gli altri re. Per esempio, il re vero, noi sappiamo che il re vero. Un re vero, e nel, nel re antiguamente, sa di chi qual è un re vero? Un re antiguamente lui faceva leggi, diceva che fare. Sì, il re antiguamente lui poteva pode, dire qualsiasi cosa. Se oggi tutti devono andare a lavorare, devono lavorare da Oggi tutti devono fare un'altra religione, si faceva. Chi decideva la religione? Il re. Però nel popolo ebraico è, è totalmente diverso. Il re nel popolo ebraico non può fare una legge. Perché nella legge nel popolo ebraico è una legge divina. Noi già abbiamo la nostra Torah. Nessun uomo può cambiare la nostra religione. Che fra parentesi, c'è una grande differenza tra l'ebraismo e le altre religioni. Nel cristianesimo, per esempio, il Papa può decretare nove decreti, nove leggi. Comunque noi vediamo che il cristianesimo è una religione che viene evoluto, ogni generazione viene cambiata. Anche l'Islam è così, proprio nell'ebraismo non è. Anzi, se sarà qualcuno e dirà qualcosa contro la Torah, non sarà accettato. Quindi un re non può dire legge. Non solo questo, di non è mai estremo. Il re non è la figura spirituale suprema. Nella Torah c'è una divisione chiara tra il governo e la religione. Che, fra parentesi, oggi nel mondo moderno viene fatto così: l'antico non era, la religione e il governo erano una cosa interacciata. Però nel proprio paese non è. Il re non è capo-sacerdote, non è co -engador. Anzi, si racconta sulle Maccabee, le famose Maccabee che hanno vinto le grieghe nel miracoli di Hannuka. Le Maccabee, dopo che hanno mandato via le grieghe, hanno preso su di loro, la loro famiglia, il regno sul popolo ebraico, nella terra di Israele. E le maestri non erano contento, perché hanno detto loro, no, voi state sacerdoti, siete coanim, un Kohen non può essere re. C'è una separazione tra religione e governare, e tra il re e tra il regno. I bemet, ognuno è morto in una morto tragica, sono tutti morti perché? Perché hanno voluto prendere insieme due cose che devono essere separate. Quindi è molto difficile capire perché serve un re. Sì, la Torah dice prende un re come l'altro popoli, però il re nel popolo ebraico non può essere come tutti gli altri popoli. Lui non, non, non può decidere nuove leggi. Le leggi sono escreti. Lui non è la figura spirituale più grande. Quindi chi è il re? Dicono le maestri, essere un re voglio dire che lui deve servire. Il re sempre viene immaginato con tanta forza, con potenza. Lui decide, lui fa. Il maestro, no. Nel popolo ebraico un leader, un re, uno che deve governare. Governare, voglio dire, servire. E noi sappiamo che essere un, è un leader, c'è una grande, grande di orgoglio. grande dietra che io sono l'uomo più importante, tutti devono fare lo che io voglio perché io sono il leader. Dice a Kadosh Bakun, no, no, no. Tu devi servire. Sadeki, quando noi preghiamo la נוי טרי וולטה אין לעמידת שאינגליאמו. פרקי טרי וולטה שאינגליאמו. זה קוואטרו וולטה, נכון? לניציו, מגן אברהם, מודים, ועטוף שמך ולכן האלה, דב. קואטרו וולטה אין לה פרגירת, כי אני לא ג'ורנליאר, את רי וולטה סי, קוואטרו וולטה לא נוי פרגירת שאינגליאמו. אל כהן גדול, פירקה פוסט שאינגלותי, כמו אהרון, עם קלינאו האוני Quindi 18 volte. Però il re, dice la lui inizia a inclinare all'inizio della benedizione e rimane inclinato tutta la preghiera. Tutta la preghiera il re rimane inclinato. Invece l'uomo semplice solo quattro volte. La domanda è perché? Deve essere il contrario, no? Il re è importante. Lui deve rimanere inclinato tutta la preghiera. Forse l'uomo semplice quattro volte dicono le maestre molto molto semplice il re più che un uomo è importante più che un uomo ha una funzione importante più che c'è la pericola che lui sentirà l'orgoglio più che c'è la pericola che lui sentirà importante il re deve inclinare si inclinato a tutta la preghiera dice una trattata di Brahot o che lui deve capire la umiltà il re inclina il re viene a servire uno degli obblighi del re è che lui avrà qui dove noi mettiamo un tefillin sulla sì, sua, su, sua braccia sinistra invece del tefillin avrà un sefrat Torah intero con lui sempre Tra sì? parentesi un ogni ebreo ha una mitzvah scrive un sefrat Torah con questo sefrat Torah non dobbiamo portare noi, con noi sempre il re invece due uno deve avere un sefrat Torah come ogni ebreo a casa sua nel betate tempio nel lechal per un altro se fa che deve essere su braccio. Perché non dimenticare sempre che lui è tenuto qui solo per fare la volontà del creatore. C'è di chi ognuno di noi è un re. Siamo figli di re. Ogni ebreo è un re, per un re sa di chi non viene per governare. Un re viene per servire. Un re viene per aiutare. Un re viene per fare pace. un re viene per governare forse su se stesso. Questa è la cosa più importante. E questo è il mese di Elul. Noi forse tanto volte nel giorno siamo occupati a cercare dei difetti dell'altro, vedere come possiamo cambiare l'altro. I maestri, no, no. E inizia la ricerca su di te stesso, tu ricerca dentro e dentro di te. Questa è la cosa più importante, iniziare. La ricerca interna. E se tu fai una ricerca interna, se tu cerchi, come capite all'inizio, quando c'è un giudice, quando uno giudice su stesso, il Creatore già non lo deve giudicare. Vrat Hashem chiamava un Chodesh un mese Tor, che ognuno può iniziare a preparare su stesso a questo mese importante. כי אל מזדי אלול, אל מזדי פריטרציוניה, פרימה ל"ג'ורני" אימפורטנטי, ימים הנוראים, ל"ג'ורני" טריבי, ל"ג'ורני" צנטי פוסיה מודירה, כשרה ראש השנה, את ראש השנה עם כיפור בעזרת השם. שבת שלום היא חודש טוב.